dal 27 giugno al 13 settembre con il servizio privato per la Riviera Adriatica di Bonomi Autonoleggi. Ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della Riviera Romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Noi difendiamo l'acqua libera, difendiamo l'acqua che scorre perché vogliamo che sia disponibile per i nostri cittadini. L'acqua che scorre è il sangue vivo della Valle Cava. Deve essere sana, deve essere pulita, deve nutrire i nostri concittadini. Da quando sono nati il Comitato Centralina di Valle Camonica, gli amici del torrente Grigna perseguono questi obiettivi e dopo il lockdown tornano a far sentire la propria voce in difesa del torrente Grigna, che poco per volta sta riconquistando non senza fatica il suo benessere. Sono arrivati da nord e da sud a Esine questo sabato allo sbarramento, dove la BKV Idro Italia deriva le acque del Grigna per alimentare il canale della centrale Paraviso di Grata Casotto. Il 10 luglio infatti dovrebbero partire i lavori, che sono in previsione da anni, del rifacimento della scala di risalita dei pesce e della sistemazione del rilascio del DMV, deflusso minimo vitale. Siamo qui per manifestare la nostra presenza attiva sul territorio, per chiedere alla società idroelettrica di finalmente eseguire i lavori che sono in programma da anni. Il rifacimento della scala di risalita dei pesci, che deve essere rifatta perché a suo tempo il manufatto venne eseguito in modo mediocre e in modo inefficace per lo scopo per cui era stato previsto. La scala di risalita del pesce è fondamentale per la vitalità del torrente e della fauna ittica, così come il DMV, che durante il lockdown pare sia stato ampiamente disatteso. Il DMV è quella quantità di acqua prevista dalla legge che deve essere rilasciata nell'alveo del torrente per garantire anche in questo caso la vitalità e la salute del torrente. Gli amici del torrente Grigna è da anni che sono attivi sul territorio e che si impegnano per la salute e la sicurezza e per garantire la vita nel torrente. Con la manifestazione di questo sabato gli amici del torrente Grigna vogliono anche manifestare la propria vigilanza e vogliono avvisare che terranno sempre alta la guardia.